Benvenuti a Space, siamo nel centro operativo dell'ESA in Germania. Siamo qui per parlare di ExoMars, una missione con molti colpi di scena negli ultimi giorni, e del viaggio della sonda TGO e del lander Schiaparelli. Per tutto un anno abbiamo seguito la missione con Destination Mars, ma prima di fare il punto con gli scienziati di ExoMars, ricapitoliamo quanto è avvenuto, ovvero l'arrivo su Marte. La missione inizia nel marzo 2016 da Baikonur e parte ExoMars, la prima delle due missioni del programma congiunto Europa-Russia. Obiettivo: rilevare tracce di metano nell'atmosfera del pianeta rosso. A monitorare e fotografare Marte c'è ora il satellite TGO. Certo, per il famoso lander Schiaparelli non è andato proprio tutto secondo i piani. Il primo segnale era buono, ma pochi istanti prima di toccare la superficie ha interrotto i contatti. Cos'è accaduto? Schiaparelli sembrava stesse scendendo bene verso Marte. Colpa delle paracadute o di un danno al software? Difficile dirlo ora. Schiaparelli è sulla superficie di Marte, ma non si sarebbe posato secondo i piani previsti. Con noi ci sono Andrea Comazzo del team operativo e Steven Dewis del team scientifico. Andrea, cosa è successo? Non sappiamo esattamente cosa non è andato secondo le aspettative. C'è una parte della discesa che abbiamo capito e della fase iniziale, quella relativa all'alta velocità e del paracadute. È solo la parte finale, quando è stato aperto il paracadute, si sono accesi i razzi propulsori. Ecco, questa fase non è chiara. Abbiamo tutti i dati per poter dare una spiegazione, stiamo elaborando il tutto per avere un quadro più preciso. Che cosa significa per voi essere su Marte? Perché non si è riusciti a gestire il tutto? Questo era un test per sviluppare le tecnologie in vista della prossima missione. Non abbiamo ancora capito se non è adeguata la tecnologia o se non ha funzionato molto bene il dispositivo del computer di bordo che doveva ricevere le informazioni. Steven, come scienziato, si sente felice o deluso? Sono molto combattuto. Vorremmo raccogliere maggiori dati della superficie di Marte. L'esperimento serviva per studiare l'atmosfera, la sua struttura e la sua densità. Alla fine avremo tutte queste informazioni, tranne forse l'ultima. Stiamo cercando di recuperare tutti i dati scientifici che ci aspettavamo di ottenere. Grazie mille per i vostri contributi. Schiaparelli è solo una piccola parte del progetto ExoMars. La buona notizia è che la sonda TGO è in orbita attorno al pianeta rosso alla ricerca della presenza del metano. Sentiamo perché la sua ricerca è così importante. Sulla Terra il metano è collegato alla vita e quindi ora che sappiamo che c'è metano su Marte, la domanda è: c'è o no vita anche sul pianeta rosso? Sappiamo che ci sono eruzioni vulcaniche che producono metano, come in questo caso, ma che hanno poco a che fare con la vita. Il metano può essere contenuto anche in frammenti di ghiaccio e questo non ha nulla a che fare con la presenza di forme di vita. Il problema delle rilevazioni attuali di metano è che variano molto. Così alcuni hanno misurato più metano intorno all'equatore, altri più vicino ai poli. Il problema è che non si capisce perché questo gas può essere rilevato in zone diverse in certi periodi. Sta diventando molto difficile dimostrare che la vita generi questi gas di breve durata nell'atmosfera. Abbiamo appena sentito quanto sia difficile trovare fonti di metano su Marte. Con me c'è Manish Patel, che lavora con Ann-Karin Van Dell sullo strumento Nomad a bordo del TGO. Perché concentrarsi sul metano?
Il metano è il gas più importante, quello che ci interessa di più. Quando vediamo un flusso di gas, dobbiamo seguirlo per mappare la sua posizione, osservare la direzione del suo movimento, cercare di scoprire da dove proviene. Quindi il veicolo spaziale deve scattare le foto del luogo in cui si scopre il metano, analizzare le caratteristiche geologiche del posto, che potrebbe spiegare le ragioni della sua presenza. Raccogliendo tutte queste informazioni, utilizzando gli strumenti della sonda, speriamo di essere in grado di risolvere il mistero della presenza di metano su Marte. Questo veicolo spaziale, il TGO, è lì per scoprire se c'è metano, ma ExoMars è molto più di questo. Nel 2020 un rover verrà mandato su Marte per perforare la superficie. Scopriamo lo scopo di tutto questo. Il rover ExoMars dovrà atterrare in una delle zone a cui siamo molto interessati, ovvero sulla superficie di particolari terreni. Certo, la superficie può essere esposta alle microparticelle del Sole, così per la prima volta ExoMars sarà dotato di un trapano in grado di prelevare campioni fino a 2 metri sotto la superficie, per poi analizzarli. Su Marte ci sono terreni che risalgono a diversi miliardi di anni fa. Lo sappiamo per certo, perché la presenza di acqua ha modificato i minerali sulla superficie. Siamo riusciti a dimostrare che ci sono strati di argilla che risalgono a 4 miliardi di anni fa, testimoni di quello che è successo in passato. È possibile che in questi strati di argilla l'acqua e il carbonio abbiano potuto generare forme di vita come sulla Terra. Sono qui con due degli scienziati chiave della missione ExoMars 2020, il russo Danil Rodionov e l'europeo Jorge Vago. Danil, visto quello che è successo con Schiaparelli, sarete in grado di modificare l'atterraggio nel 2020? Credo che l'atterraggio nel 2020 non avrà nulla a che fare con quanto successo nella missione del 2016, anche se le tecnologie non saranno poi così diverse. Certo, il peso del lander sarà molto più grande. Spero che i colleghi europei riescano a capire quello che è andato storto. Questo servirà per evitare altri problemi simili in futuro. Jorge, sapete già dove si atterra? Abbiamo 3 possibili zone di atterraggio che stiamo studiando in questo momento. Di questi 3 siti, 2 sono molto antichi, con strati di argilla. L'ultimo sito è un antico fiume, un po' come il Nilo, con delle pianure alluvionali. Pensate che ci siano forme di vita nelle zone che avete individuato? Per quanto riguarda questo argomento, abbiamo già sufficienti prove sulla possibile presenza di forme di vita in passato su Marte. Ora speriamo di arrivare ad avere la prova definitiva. Sono ottimista. Grazie di tutto. Potete trovare altre notizie dall'universo sul nostro sito euronews.com. I'll see you next time.